10 giorni che potrebbero sconvolgere la carriera politica di Berlusconi dalla sentenza di oggi? La carriera politica di Berlusconi rimane comunque quella di un protagonista assoluto della storia italiana e non solo in questi ultimi 20 anni. Dopodiché mi auguro che la giustizia trionfi e che quindi sia riconosciuto nella giornata di oggi che presiedere un Consiglio dei Ministri è un legittimo impedimento. Se non lo è presiedere un Consiglio dei Ministri non vedo dove possa stare un legittimo impedimento. Mi auguro che questo accada, continuiamo quindi ad avere fiducia che la giustizia possa essere resa. Abbiamo sempre detto, Berlusconi in primis, che comunque non ci saranno falli di reazione, che questo governo deve essere sostenuto e deve lavorare per il bene degli italiani. Però Gasparri ha promesso conseguenze forti. Beh, indubbiamente è chiaro che non potremmo rimanere silenziosi di fronte ad una sentenza di condanna di cui non capiremmo le ragioni. La nostra protesta sarà molto forte, o sarebbe molto forte, ma all'interno di un ambito istituzionale. Ma se non viene se venisse riconosciuto il legittimo impedimento e giustizia, e invece se non venisse riconosciuto c'è un attacco della magistratura nei confronti di Berlusconi? Mi appello al buonsenso suo e di tutti i cittadini. Legittimo impedimento perché il Presidente del Consiglio dice oggi devo presiedere il Consiglio dei Ministri, quindi non posso essere anche presente a Milano per partecipare al mio processo. Era stato spostato. Questa è questione di buonsenso. Come... Insomma, diciamo che le urgenze di governare un paese possono anche fissare gli orari e i giorni nel quale il Consiglio dei Ministri deve tenersi. Io credo che una riflessione serena di questa non possa che far concludere che presiedere un Consiglio dei Ministri è ragione di legittimo impedimento. Pronti a una nuova occupazione dei Palazzi di Giustizia? Ma noi non abbiamo mai occupato il Palazzo di Giustizia. I colleghi parlamentari sono andati al Palazzo di Giustizia per dire noi siamo qui, siamo neoeletti, ci interessa a servire le istituzioni, ma ci interessa anche fare in modo che si instauri quel rispetto nei confronti di chi ha avuto un ruolo fondamentale in questi ultimi 20 anni e continua ad averlo. Oggi per Berlusconi inizia anche il procedimento per l'incandidabilità. Incandidabilità, mi scusi, ho una lesione. No, mi scusi, lei non avevo sentito bene. Allora sì, certamente, anche questo lo affrontiamo, convinti che quello che è stato chiaro per 6 volte nelle 6 precedenti legislature lo sarà anche questa volta. Non ci sono motivi per cui improvvisamente Berlusconi, che era eleggibile nel 94, 96, 2001, eccetera, eccetera, diventi ineleggibile nel 2013. Mi auguro che i colleghi parlamentari di tutti i partiti riconoscano che sarebbe assurdo che questo Parlamento rivoltasse la frittata rispetto ai 6 precedenti parlamenti. Lei che è stato Presidente della Regione Lombardia, perché questo fallimento alle amministrative del PDL? Questa debacle? Perché ai cittadini bisogna andare a chiedere il voto, bisogna ascoltarli, bisogna frequentarli, bisogna accettare i loro rimproveri, bisogna dare delle risposte. Noi abbiamo perso questa dimensione popolare del fare politica tutti i giorni, consumando le suole delle scarpe per andare incontro ai nostri cittadini. Questa è la riforma più vera che il Popolo Libertà deve fare, tornare alla militanza autentica.